Ciao, benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata sul mio canale. In questo video ti parlo dell'istinto predatorio. L'istinto predatorio è qualcosa che il cane ha nel suo codice genetico, ce l'hanno tutti i cani e il cane se lo porta, diciamo così, dietro dal lupo. Il lupo è un grande cacciatore e il lupo ha un grande istinto predatorio. Vediamo bene di capire che cos'è l'istinto predatorio, perché l'istinto predatorio tante volte, quando una persona sente parlare di predatorio, tende solamente a abbinarlo, a pensare al cane che rincorre il gatto o al cane che rincorre uno scooter, un monopattino, una moto. In realtà però l'istinto predatorio non è solo il rincorrere un oggetto o un altro animale. Il predatorio è composto da tante fasi, in maniera molto spiccia. Adesso te le spiego e ti spiego anche come è importante che il cane soddisfi queste fasi, non necessariamente conseguentemente una dietro l'altra, ma il cane le può soddisfare queste fasi anche solo una, per esempio, o magari solo due, o magari solo la terza e la quarta. Cerchiamo di capire esattamente che cos'è l'istinto predatorio. Allora, la prima fase dell'istinto predatorio è quando il cane, attraverso l'olfatto, cerca una pista e cerca di, attraverso la ricerca della pista, vuole trovare una preda. Di solito in un caso di cani randagi o di lupi, il cane o il lupo ha fame e comincia a cercare attraverso la pista, attraverso l'olfatto, una preda da predare per poi mangiarsela, ok? Però se io faccio un gioco di ricerca col cane, dove attraverso una ricerca gli faccio trovare un bocconcino, una pallina, una persona, se faccio ricerca persone, io sto andando a soddisfare la prima fase dell'istinto predatorio. Siamo d'accordo? Mentre la seconda fase dell'istinto predatorio è la punta, quando il cacciatore, una volta che con l'olfatto ha trovato una pista che l'ha portato verso una preda da predare, è puntare questa preda, puntarla per poi andarla a cacciare. Subito dopo la punta abbiamo la rincorsa, che è di solito la terza fase, quella più famosa o quella che più richiama l'istinto predatorio. Quindi la preda scappa e il predatore rincorre. E questa è la terza fase. Io quando lancio una pallina al mio cane, per esempio, sta soddisfando la terza fase dell'istinto predatorio. O se tu stai lanciando un frisbee al tuo cane, stai soddisfando la terza fase dell'istinto predatorio. Ok? La fase successiva è la fase del morso, dell'aggancio. Quindi quando il predatore afferra con la bocca la preda, o quando il mio cane afferra la pallina, il tuo cane afferra la pallina. Dopodiché, una volta che il cane ha afferrato la preda, una volta che il predatore ha afferrato la preda, c'è il morso con scuotimento, che è un morso per uccidere la preda, per poi mangiarla. Ti sarà capitato che magari il tuo cane ogni tanto prende un pupazzo, giocando in casa, lo prende e lo scuote. Questo movimento è un movimento che fa parte dell'istinto predatorio, che è un movimento che va a uccidere la preda. Chiaramente, se il tuo cane o il mio lo fa con un pupazzo, non è che sta cercando di uccidere il pupazzo, però è un movimento che fa parte di questo istinto, appunto dell'istinto predatorio. E quando un cane gioca così, sicuramente si soddisfa e si appaga attraverso questo movimento, fa parte dell'istinto predatorio. Diva Vanity, andiamo di qua, dai, andiamo. Ok, sono in giro con le mie due cagnacce a fare due passi in libertà. Okay, sta leggermente piovendo. Siamo arrivati alla fase del morso con scuotimento. Una volta che il predatore ha ucciso la preda, c'è la fase dello smembramento e quindi aprire, diciamo così, il cadavere che il cane ha appena ucciso. Uso queste parole, sono parole un po' forti, però in natura funziona così. Faccio un altro esempio. Ci sono dei cani che quando giocano con i pupazzi
si divertono a aprirli e tirare fuori l'ovatta, la piumetta che c'è dentro questi pupazzi. Anche questa cosa è un qualcosa che soddisfa o che fa parte di una fase dell'istinto predatorio. È anche molto bello per il cane fare questo tipo di attività. Chiaramente un cane che smembra un pupazzo non sta pensando che sta smembrando un animale ucciso, però è un'attività, un movimento, un qualcosa che il cane fa che va a soddisfare l'istinto predatorio, quella determinata fase dell'istinto predatorio. Dopo la fase dello smembramento c'è l'ultima fase, che è quella della consumazione, che fa parte anche della sopravvivenza. E qua arriviamo al solito discorso che spesso cito nei miei video, nelle mie live o nelle mie lezioni, che è quello riguardante l'alimentazione. Un cane che mangia crocchette non va a soddisfare l'ultima fase dell'istinto predatorio, sopravvive perché mangia crocchette ma non ha la sensazione di mangiare. È per questo che io, per esempio, consiglio la dieta BARF, che è fatta di carne cruda, ossa polpose e quant'altro, e quando il cane mangia questo tipo di alimentazione, dentro di sé ha la sensazione di andare a soddisfare una delle fasi dell'istinto predatorio, l'ultima in questo caso quella della consumazione, della sopravvivenza. Quindi in questo video ti ho spiegato quali sono le fasi, è importante saperlo, è importante capirlo, ed è anche importante capire che l'essere umano ha preso determinate razze e ha bloccato l'istinto predatorio in determinati punti. Per esempio il Border Collie, che raggruppa le pecore, sta mettendo in pratica la fase di predazione del predatorio, quella relativa alla rincorsa, alla punta e alla rincorsa, ma non arriva alla fase successiva, che sarebbe quella del morso, quella di mordere la preda, perché se un Border Collie morde la pecora, di solito il pastore non lo vuole più, perché non fa bene il suo lavoro. Quindi il Border Collie, per esempio, ha la fase di istinto predatorio bloccata in quel momento lì. Poi magari a casa si prende il pupazzetto e se lo sbatte, se lo apre, quindi mette in pratica le altre fasi di istinto predatorio in un momento diverso. E quindi tutte le razze, dai segugi, i pointer per esempio, che puntano quando aiutano il cacciatore ad andare a caccia, cosa fanno? Arrivano alla seconda fase, ricerca con l'olfatto, punta, e poi il cane, il pointer, non deve più fare niente, deve solo puntare. Sarà il cacciatore a concludere quello che è la loro collaborazione nell'istinto o nell'attività di caccia. Bene, io ti ho spiegato questa cosa dell'istinto predatorio, che è importante, e tante persone pensano che il predatorio sia solo rincorrere, invece no, è fatto a fasi, ed è importante che i cani soddisfino queste fasi, che il tuo cane soddisfi queste fasi. Se ti è piaciuto quello che ti ho raccontato e ti sta piacendo seguirmi e seguire le mie live, le mie dirette, i miei video, qua sotto ti metto un link che ti permetterà di accedere a delle informazioni ed avere degli sconti particolari sui miei corsi di cinofili, di lezioni online che trovi già sul sito, però attraverso questo link qua sotto hai degli sconti particolari. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, una coccola al tuo cane.